distributore di Claudio Marraghini alla località Archi, dopo il cimitero, tanto per intendersi. Siamo partiti dal, diciamo così, distributore automatico, perché tu fai sia self che servito, però si verifica spesso, si è verificato anche ultimamente, c'è la gente che viene e si serve da sé. Esattamente. Ed è successo. Allora, più furti hai subito? Sì, ho subito diversi furti anche al chiosco, però vandalismi normali, no? E niente, l'ultima volta, una settimana scorsa, alle 3 di notte, stando alle riprese delle telecamere, sono arrivati due tizi chiaramente incappucciati e hanno rotto la bocchetta del self qua, ecco, l'hanno spaccata. Spieghiamolo, così lo possono fare anche le altre. Sì, esatto. Sì. Poi forniamo anche il materiale. Sì, così torna, sì. Ma hanno spaccato la bocchetta. L'hanno buttata dentro. Dove si infilano i soldi? L'hanno buttata dentro. E con un attrezzo che io ho individuato come una pinza molla lunga che arriva fino al sacco, hanno prelevato, tirato su i vari contanti che c'erano dentro. Quanto è stato il danno? Ma allora, io ora sinceramente non mi sento neanche di dire una cifra, perché devo ancora controllare e fare bene i conti prima che siano definite quelle che sono poi. Non ho sinceramente un'idea di quanto, però non poco. Tra l'altro, di miglia, sì, di miglia. Penso dai 1500 ai 2500 3000 euro, penso che sia una somma leggera, perché non li togliamo sempre, non è che possiamo stare sempre qui a toglierli. E allora c'è chi viene una cassa forte blindata, siccome lui non li toglie perché è un po' vagabondo. C'è chi viene a togliere, li toglie, no? Per me qualcuno, no? Ma normalmente a fine serata li togliamo. Assicurato per questa cosa? Sì, mi auguro. Sì, sono assicurato, poi anche l'azienda penso che intervenga con in quanto questo accettatore ci viene fornito dall'azienda. Ok, dovrebbe blindato, dovrebbe essere sicuro, non dovrebbe essere facilmente. Comunque, se scassinato. Nel frattempo gli scassinatori ci facessero sapere il tipo di pinza che usata, hanno usato, sì, no, perché non si capisce, no, da firma. La forniamo, noi lo comunichiamo, sì, la forniamo. E possono anche altri, sì. Bene, visto che tanto la gente non ha più voglia di fare una sega, almeno campo un defurto, tranquillamente, tanto non vi fa niente, no, assolutamente. Capito? Poi se tu vedi i filmati che io ho dati, sì, alla polizia, è imbarazzante la tranquillità con cui, sì, operano, sì. Imbarazzante, cioè sembra io alle 3 di notte nel mio impianto non starei, sì, tranquillo come quelli, tranquillissimo, proprio. Anche perché se c'è un delinquente a giro sono loro. Sì, appunto. Qui. Te ci vieni qui, sei tranquillo. Comunque noi in cambio della pinza li facciamo avere i filmati, se li vogliono mettere su Facebook, certo, tante volte. Va bene. Bravo, grazie ragazzi.